unboxing, ma sono andata nel negozio. Sono andata nel negozio perché? Perché l'unico vestito, cioè avevo visto un vestito sul sito che mi ispirava e un paio di scarpe che ho pensato per una serata. Però ho detto vabbè, visto che ci sono i soldi, ne approfitto e vado in negozio. Indovinate chi è di nuovo malata? Ho fatto 2 giorni con febbre a 38 e sono di nuovo tutta tappata. Però tanto abbiamo ormai stabilito che una settimana al mese io devo essere malata. Faccio uscire il cane. Niente, dicevo, abbiamo deciso che una settimana al mese io sono malata, quindi va bene, non importa. Allora, io sono andata per un vestito che poi ho provato e addosso non mi piaceva per niente. Quindi ho comprato un vestito che in realtà era una tuta, sopra pizzo e sotto pantalone nero. L'altra cosa che mi serviva era un paio di pantaloni neri che ho provato, solo che c'era la XS o la L. L'XS non c'ho neanche provato, la L mi stava larga. Io ho un problema di taglie, cioè non so che taglie ho. Infatti lo capirete da questo video, secondo me. E quindi niente, magari quelli li cerco poi sul sito, ma un paio di pantaloni neri in giro li trovo. Però ho comprato. Allora, questo l'avevo scelto io? No, era lì, l'ho provata, mi stava e ho detto, ma sai che c'è? È diversa dalla mia comfort zone, perché è rosso, viola e nero. Quindi c'è, cioè, proprio diversissimo dalla mia, quello in mezzo è violet, fucsia. È proprio non nella mia comfort zone, cioè proprio non è nel mio stile, però ogni tanto si cambia. Pagata questa, ho preso un XS, pagata 6 euro, 5,99 XS. Poi ho preso questo che mi piaceva tantissimo, non so mai se lo metterò e con che cosa lo metterò. Questo è morbidissimo, però io ho il problema di, come si chiamano questi, cardigan, non lo so come si chiama, però io ho il problema che poi non so cosa metterci sotto, quindi ci metterò una camicia, non lo so. Questo ho preso una ML a 18 euro, molto 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 morbida, c'era anche in diversi colori in realtà, e l'ho presa perché l'ho presa per, se sentite sottofondo, è mia mamma che sta pulendo la pellet e io nel frattempo non riesco manco tanto a urlare, quindi l'ho presa perché avevo in mano un pantalone verde e ho detto con questo ci sta bene. Il pantalone verde mi stava terribilmente, si vedevano anche i, vabbè. Poi qua anche esco dalla mia comfort zone, ma per la cifra ho detto cosa fai, ce l'ho là, c'è troppa luce, vero? Vabbè, ve la tenete perché non vi posso far vedere il disastro che c'è qua dietro. Allora, l'ho provato e addosso mi piace. Secondo me è lo specchio di Calliope, perché a casa me lo proverò e non mi starà niente, per niente bene. Però per la cifra che è, mal che vada, lo regalo a qualche mia amica. Taglia M. Però voi adesso così, secondo me, non rende, anche perché non capirete niente, perché è nero su nero. Allora, è un vestito nero a manica lunga, però ha questa particolarità che è scollato, questo è lo scollo, ve lo dovrei far vedere indossato, ma è scollato qua, cioè la pancia per capirci, e poi ha queste pieghette, quindi non è tubino che ti fascia e che ti state cadendo, tutto a posto. Non so come farvelo capire, non so se rende, vabbè, fidatevi. Però il problema è che è molto molto corto, quindi io non me lo posso permettere, non so se lo metterò mai, però l'ho pagato 12,99 euro. Questa che taglia è? Ve l'ho detto, una M 13 euro. Cosa faccio, lo lascio? Mi piaceva, in realtà, ripeto, come mi stava lì mi piaceva pure. Vi verrà il mal di mare a guardare questo video perché non vi ho appoggiato, aspettate. Boh, forse così siete appoggiati. Allora, poi, perché Valentina è previdente e pensa già all'estate, io vado da Calliope a gennaio per comprare le cose estive. Quest'anno non ho trovato un granché. L'unica cosa che ho comprato è questo, che me l'avete già visto. Questo è il mio classico vestito che, se guardate i miei SWAT unboxing di Shein, sono tutti uguali i miei vestiti estivi.
Questo è manica lunga. Avete presente di quelli che dentro si chiudono a fisarmonica, no? Che dentro c'hanno un laccio e si chiudono e davanti si chiudono. Lungo, un po' effetto divano, come piace a noi, perché comunque abbiamo una certa età. Taglia M. No, mi hai tagliato il prezzo? 18 euro. Ho speso una M. Però, devo essere sincera, questo mi sta largo. Però, non c'avevo voglia, non c'avevo sbatti di andare a provare la S, era troppo... Poi, mi servivano un paio di scarpe basse. Sono andata da Prima Donna, ne ho provato quattro paia, non ce n'era uno che... Sai, le spede gli stivaletti, quelli che si usano tutti i giorni per uscire. Da Prima Donna non mi convincevano. Gli unici che mi piacevano, cioè, uguali a quelli che avevo, che ho distrutto, erano gli unici non in saldo, costavano 65 euro. E io c'ho sto culo. E, boh, non ne ero convinta. Invece da Calliope ho preso questi qua, che ci sono anche da Prima Donna praticamente uguali, ma al doppio, con il tacco più basso. Il tacco è più bello di quello di Prima Donna, è più basso, particolare, però costano 35-40 euro, non lo so. Magari sulla penisola le scarpe, Valentina, vabbè, ci disinfetto. Una scarpa classicissima. Questa non dico da tutti i giorni, perché magari un tacco così non lo metto tutti i giorni, però... Io lo porto abbastanza, cioè nel senso non... con un pa... Perché i pantaloni erano lunghi, quelli neri, e anche il tutone che avevo provato era lungo, quindi ho detto mi serve provarli con una scarpa col tacco. Ho provato queste e vi dirò che sono stracomode, e quindi ho detto sai che c'è? Per la modica cifra di questo lo so il numero, è il 38 perché è il mio numero. Cifra, 15,99 euro. Quindi per 16 euro ho detto sai che c'è? Potete tornare utili un giorno, tornate a casa con me. Poi, queste invece mi servivano per una serata, però secondo me io le avevo viste sul sito, le volevo prendere già perché ho detto sono stupende. Poi in effetti sono veramente plasticassa, si dice dalle mie parti, cioè plastica. Però voi non potete sentirle, quindi aspettate che tolgo i cosi, eh. Voi non potete sentire la plastica, diciamo così, però sono veramente, cioè alla vista sono molto molto belle, secondo me. Cosa ne dite? Secondo me, a vederle così, scusate, ma non so se rende. A vederle così sono molto belle. Il tacco, non lo so, possiamo testare, provarlo. Questo a me sembra un tacco abbastanza basso. Cioè, sono comode. Pur essendo quasi a spillo, ha un tacco comodo. Allora, non vorrei appoggiarle. Ok. E niente, e queste mi piacevano un sacco. E devo dire che al piede stanno veramente bene. A toccarle un po' meno, però al piede stanno bene. Sono eleganti, quindi con... Non voglio appoggiarle. Quindi con un pantalone nero, con un vestito, con una serata, secondo me queste ci stanno. Queste immagino sempre 38, pagate anche queste 17,99. Dove siete? Basta, questo è il mio shopping di oggi. Dov'è lo scontrino? Aspettate che prendo lo scontrino. Per un totale di... 20 centesimi alla borsa, 89,10 euro. Quindi 90 euro per due scarpe, uno, due vestiti, una camicia e una maglia, non so. Direi che abbiamo risparmiato anche oggi. Bene, vado a mettere questa roba in lavatrice e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!